Cari amiche e cari amici di Total Photoshop, bentornati. Io sono sempre Emiliano e sono tornato nuovamente per parlarvi di HTML. Nell'ultimo tutorial abbiamo introdotto un argomento indispensabile per chi si occupa di web, le immagini. Abbiamo visto i formati più utilizzati nella grafica web, il JPEG, il GIF e il PNG. Oggi invece andremo a vedere come inserirle. Per inserire un'immagine nella nostra pagina HTML dobbiamo andare ad utilizzare il tag IMG. Questo tag non ha il tag di chiusura. Diciamo che però questo tag solo, soletto, non fa proprio nulla. Ha bisogno di una mano. E questa mano gliela dà un attributo src, che sta per source. Questo attributo permette di specificare il percorso dove il browser andrà a prendere l'immagine. Nel nostro caso ho creato una cartella IMG all'interno della cartella principale, dove al suo interno appunto vi ho inserito la nostra immagine logo.jpg. A questa immagine decidiamo di dare una larghezza di 300 pixel e un'altezza di 300 pixel tramite l'attributo width, che appunto specifica quanto la nostra immagine è larga, e tramite l'attributo height, che indica quant'è alta. È sempre meglio specificare questi due attributi. Se questi due attributi non verranno specificati, il nostro browser impiegherà più tempo per caricare la nostra pagina, perché dovrà calcolare quanto spazio occuperà la nostra immagine. Invece, assegnandogli questi due attributi, appena verrà caricato il codice HTML, il nostro browser saprà già come impostare il nostro layout e dovrà solamente occuparsi di caricare le immagini. Grazie a questi due attributi possiamo ridimensionare anche un'immagine, come nel nostro esempio. Infatti le dimensioni della nostra immagine, andiamo a vedere, 500 pixel per 533 pixel, mentre io andrò ad inserirle di 300 pixel per 300 pixel. L'ideale è comunque di utilizzare immagini già con le misure più o meno esatte. Meglio evitare di utilizzare immagini enormi per poi rimpicciolirle, mentre nel caso contrario si rischia di sgranare l'immagine. L'operazione, tra l'altro, è semplicissima. Basta ridimensionarle con programmi di grafica. Vediamo velocemente come. Come avete visto, io ho aperto il mio carissimo Fireworks. Cliccando su dimensioni immagini, porto la larghezza di 300 pixel per 320 pixel. Command S o Ctrl S e salvo la mia immagine. Torno a Dreamweaver. Ora vediamo altri due utilissimi attributi, l'attributo Alt e l'attributo Title. Il primo ci permette di visualizzare un messaggio nel caso la nostra immagine non venisse caricata. Per esempio, vado ad inserire un 1 nel nome della nostra immagine, quindi il mio file diventerà logo1.jpg. Salviamo e andiamo a fare una bella anteprima nel nostro browser. Come vediamo, la nostra immagine non è stata caricata perché il nome che ho inserito è errato, ovviamente, ma al suo posto viene visualizzato un messaggio diretto a me: bravo Emiliano, l'immagine, appunto, l'immagine non esiste con questo nome almeno. L'attributo Alt è obbligatorio ai fini di una validazione del V3C. Torno su Adobe Dreamweaver e riporto il nome dell'immagine originale. L'attributo title invece ci permette di dare un titolo o una breve descrizione appunto alla nostra immagine. Questo tag, a differenza del tag alt, verrà visualizzato sempre. Salviamo ed andiamo a vedere se tutto ciò che dico è vero. Command S o Ctrl S, scusate, un PC, vado a fare una bella anteprima in Safari. La scritta che veniva visualizzata prima, quando il nome del file era errato, è sparita. Posiziono il mio cursore sull'immagine e scopriamo che il nostro tag title esegue egregiamente il proprio lavoro. Bene, anche per oggi mi fermo qui. C'è molto altro da dire sulle immagini, come per esempio come allinearle, come inserirle all'interno di una cornice e molto altro. Tutto questo però lo vedremo tra qualche tutorial, quando andremo a conoscere i CSS. Il perché è molto semplice. Molti degli attributi che si utilizzavano per le immagini sono deprecate, e quelle che non lo sono, vabbè, in poche parole diciamo che è consigliabile utilizzare i CSS al posto di tutti questi attributi.
che siano deprecati o no. Ora non mi resta che salutare. Ciao da Emiliano.